Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, sempre Miss Casalinga. Oggi andremo a fare insieme la borsa per il mare e le valigie, tutti insieme, Ale! Allora, per l'appunto iniziamo a preparare la borsa da mare. Io ho questa qui vecchissima, tipo mezza di paglia, mezza no, di segue, che è abbastanza capiente, e al suo interno andrò a mettere. Allora, partiamo con le cosine di Samuele. Porterò tre costumini da proprio lasciare in borsa, perché appena arriviamo in albergo posiamo la valigia e andiamo, insomma, si va in spiaggia. E insomma, me li porto tutti e tre, perché insomma, per l'appunto, cercherò di spannolizzare Samuele, quindi insomma gli lascerò sul costumino tutto il giorno, così insomma se si sporcano li ho tutti e tre. Allora, poi ho un classico telomare, questo qui grande che è della Disney, eccolo qui. Una di queste garzine di cotone, queste simili asciugamanine che insomma si usano soprattutto per i neonati, che possono far sempre comodo. E una di quelle accappatoi che è italiano, Federica. Comunque quell'accappatoino tipo poncho, così per magari dopo, insomma, quando sale dal mare, dopo aver fatto il bagnetto, gli metto su questa per non fargli prendere freddo. Poi porterò questa sacchettina con i pannolini a mutandina, che comunque insomma da lasciare sempre insomma sempre nella borsa da mare. Manca solo un piccolo pacchettino di salviettine, quelle il formato pocket da viaggio, che per l'appunto devo andare a comprare oggi. Poi in questo beauty, questo qua, andrò a mettere, allora, la protezione, questa qui solare di Samuele, 50 più per bambini, idratazione intensa, molto alta, con olio di calendula e vitamina E della Coop, e non so, l'inci non me ne intendo, per chi fosse interessato a questo. Comunque io ho preso questa qui quest'anno, anche se gli altri anni ho sempre preso quelli, come si chiamano, quelli della Mustela, però insomma quest'anno che è un po' più grandino ho provato questa della Coop. Poi metto questi queste salviettine dopo puntura, insomma queste salviettine anti zanzare della Chicco, che possono far sempre comodo. Poi la protezione solare per gli adulti, cioè solo per me, protezione media, questa qui 15, perché il mio compagno metterà quella di Samuele, e sempre per me, sempre di questa linea Delis, che avete comunque già visto nel video spesa di acqua e sapone del Penny, questo olio solare. E poi un pacchettino di fazzolettini, tutto in questo beauty. E poi insomma, vabbè, ovviamente magari ci metterò un piccolo borsellino con le monetine, giusto per scendere in spiaggia. Due teli, uno per me e uno per il mio compagno, e un telo di riserva, che insomma può sempre tornare utile, dato che comunque cerco comunque di portare l'essenziale, però sempre portando un extra, perché dato che comunque siamo fuori casa, non è che poi mi voglio trovare a spendere soldi inutili, perché magari insomma ho un asciugamano sporco e non ne ho un altro, insomma per sicurezza io ne porto sempre. Poi, per quanto riguarda la valigia, partiamo con le cose del mio compagno. Stiamo 4 notti e 5 giorni, quindi 5 mutandine, 5 paia di calzine per lui, una maglia per dormire, un completo per stare in albergo, tre costumi, che è peggio delle donne, il mio compagno, 1, 2, 3, 4, 5 magliette, una per giorno, un bermuda e due pantaloni lunghi. E ora vado a mettere prima la camicia, poi sotto con i pantaloni, aggiungo una camicia, anche perché poi insomma metterà la maglietta da sopra al costume, quindi tutto il giorno ci sta che comunque resti cioè giusto costume sopra, la maglietta giusto uno per andare in spiaggia, poi se la cava. Ok, invece per me porterò questo pantaloncino con questa magliettina canotta con i limoni, il pantaloncino nuovo che ho preso da Chiabì con le tre magliettine nuove.
Poi, dato che comunque è giugno e magari sul mare può fare freschetto, mi sono portata un completo, diciamo, un pantalone lungo di cotone, questo qui che comunque non mi occupa spazio in valigia, e due magliettine a manica corte. Manica corta, poi questo vestitino magari per uscire la sera, per una sera un po' più chic, poi per diciamo stare in albergo barra per andare al mare, le due canottierine sempre di Chiabi con questo diciamo pantaloncino fresco, comodo, poi questo vestitino sempre per stare comunque in albergo, per scendere in spiaggia, e un maglioncino nero di The Zenith per multiuso, per magari per uscire la sera sopra il vestitino. Insomma, ho portato giusto uno nero perché almeno insomma vado sul sicuro con Ovviamente questo. anche per me 5 calzini, 5 mutandine, 5 reggiseni. Poi vado a mettere 3 costumini, questo è quello che presi 50 centesimi al mercato, questo è uno di anno scorso e anche questo è di anno scorso che metterò diciamo il primo giorno di mare, diciamo quindi per partire. Poi un pigiamino, manica corta, pantaloncino corto. Per quanto riguarda Samuele, ho abbondato considerando che si potrebbe sporcare, considerando che comunque partiamo al mare per giugno, il tempo comunque è ancora incerto, magari la sera può fare freschette, quindi diciamo ho un pochinino esagerato, considerando che comunque sono 4 notti, 4 notti e 5 giorni di mare. Allora, ho portato un pantalone lungo della tuta e un pantalone di questo qua, diciamo più per uscire sempre lungo, una felpina e un maglioncino, dei vari completini a canotta per andare al mare, per stare in albergo, quindi canotta e pantaloncino, canotta e pantaloncino, tutti questi sono proprio vengono da Chiavi, e canotte sempre tutte 2 euro, pantaloncini 3 euro. Di qua, poi un altro completino, questa manica corta dell'Adidas col pantaloncino e un altro completino a canotta, dei calzini nuovi, delle mutandine perché comunque se fa caldo il body io non lo metto e non mi piace che magari da sotto al pantalone si possa intravedere il pannolino, e metto la mutandina sopra, poi considerando che voglio provare a spannolizzarlo mi porto due mutandine. Body a maniche corte, body che è a canottiera. Poi qui una serie di magliettine che comunque ho portato 3 bermuda, allora questo completo, quindi Paw Patrol con questo. Poi c'è questo bermuda carinissimo con quest'altro bermuda e delle magliettine proprio basiche, una blu, una bianca e una rossa da abbinare a questi bermudini. Mentre diciamo per uscire un po' più di carino, ho preso questo bermudino carinissimo che gli hanno regalato al compleanno, che è tipo è tipo un bermuda insomma classico, e ho abbinato a questo pantalone in teoria comunque la camicettina più carina per uscire, se poi si dovesse sporcare questa magliettina, quindi diciamo di ricambio. E poi dove le ho appoggiate qui sotto? Ecco, due magliettine neutre, una tutta grigia e una insomma bianca un pochino così, come extra per magari si dovesse sporcare queste magliettine. Poi un pigiamino e altri due costumini, guardate come sono carini questi, proprio tipo da omino grande, insomma in più da mettere in valigia. Ed ecco qua la valigia pronta, ho fatto anche la prova e devo dire che si chiude, quindi praticamente tutti i vestiti sono riusciti a mettere in questo piccolo trolley. Comunque c'è da considerare che sono vestiti estivi, quindi ingombrano meno spazio. Quindi porteremo poi magari solo, diciamo, una di quelle buste tipo di carta, tipo di H&M, con magari, non so, le ciabattine, le scarpe, se magari qualche scarpina, se magari vogliamo portarci un paio di scarpe in più, oltre a quello che magari ci portiamo, perché ad esempio, sia per me che per il mio bambino porteremo i sandali aperti, ma anche le scarpette chiuse, perché per l'appunto questo tempo, insomma, potrebbe essere imprevedibile, anche se sembra che
l'estate sia arrivata proprio alla stragrande, ma ripeto, è giugno, comunque la sera può fare ancora freschetto, quindi preferisco portare entrambe le cose, oltre poi alle ciabatte. Invece nel beauty, questo qui, questo insomma che esce insieme alle valigie, andrò a inserire all'interno sotto un accappatoio per Samuele, delle asciugamanine, queste proprio piccoline, un tipo da viso comunque da usare sia per Samu che per me, perché insomma in teoria l'albergo le asciugamani le dà, però a me sinceramente non so, mi fa schifo, quindi comunque io mi porto delle asciugamani piccoline, sia per usare, metà da usare per le parti intime, altre per il faccino, poi magari per le mani, magari usiamo quelle dell'albergo, quindi insomma giusto per le parti intime. Poi c'è l'asciugamanino per l'appunto di Samuele, un altro di questi quadrati di garza cotone che insomma sono sempre comodi, e un telo grande per fare la doccia per me. Poi tanto il mio compagno sinceramente mi ha mandato a cagare, lui ha detto che non lo vuole, usa quello dell'albergo, quindi bene, c'è più spazio nel beauty. Poi allora, un bagno schiuma, uno shampoo per me e mio compagno, un deodorante per entrambi, questo spray, perché quelli al roll-on comunque se no li avrei dovuti portare due, perché insomma dato che quello roll-on va a contatto con la pelle, e quindi insomma ho preferito prendere uno spray da portare, e così insomma ne portiamo uno per entrambi. Il dentifricio per il mio piccolino, lo spray per le zanzare, le forbicine, la schiuma per me per i capelli, una cremina protettiva per Samuele, il bagno schiuma di Samuele, questo qui che ci ha regalato la nonna paterna, quindi dato che è piccolino, da quanti ml? Non si sa, sì, da 100 ml, portiamo questo qui al mare, e il dentifricio, e il doposole, questo qui comunque di Samuele, ma comunque utilizzeremo entrambi. Manca la mia spazzola che andrò a mettere all'ultimo, perché comunque oggi è giovedì, da giovedì a lunedì mi devo comunque lavare i capelli e quindi mi serve. Il balsamo, ecco, mi manca il balsamo, comunque andrò a mettere il balsamo per i capelli ricci. Poi in questo sacchettino ho messo tachipirine e un termometro, e poi mi porto queste bustine per i vestiti, che ne sono 5 ma io ne porterò giusto 2, che sono quelli tipo sottovuoto per custodire insomma i maglioni, che ho usato anche per il cambio di stagione, diciamo sono queste qua, e praticamente ne porto 2 perché all'appello manca, che andrò a comprare oggi, spazzolini e un piccolo diciamo detersivo per i vestiti da mettere comunque in valigia, che può far sempre comodo, e per quello che magari invece per, comunque per i vestiti sporchi che magari non mi metto a lavare, che comunque sono in vacanza, metto in queste bustine che comunque sono ermetiche, vado a piegare i vestiti all'interno di queste bustine, poi le vado a rimettere comunque in valigia, preoccupo magari per le cose intime, che cioè mi fa schifo, scusatemi il termine, passatemelo, portare le cose comunque, alcune cose sporche indietro, mi porterò quei piccoli detersivi da viaggio che comunque si insomma sono sempre comodi. E quindi niente, porteremo questa valigia, quel beauty e la borsa da mare, in più una per appunto la busta con le scarpe, e un'altra busta con i giochini di Samuele. Poi vabbè, i pannolini, i pacchi di pannolini magari insomma li portiamo così, ecco, li appoggeremo sulla valigia, ecco, senza portare, cioè magari li appoggeremo nella busta dove metteremo le scarpe, tanto comunque i pannolini sono confezionati tutti chiusi. E niente, ora metto tutto nel beauty e vado a prendere il bimbo a scuola. Ciao.